Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale. Allora, oggi prendo spunto un attimino da Sickwolf, che saluto perché so che starà guardando questo video, perché l'altro giorno abbiamo parlato, siamo andati a Milano a registrare una nuova puntata di Tutti Teorici e mi ha fatto vedere che ha fatto un video pronostico di quello che sarà la Serie A da qui al termine. Ha visto chi retrocederà, chi andrà in Champions League, tutto quello che accadrà, chi rimarrà fuori dai posti UEFA e tutte queste cose qui. Mi sembra eccessivo farlo con tutta la serie A, al massimo potremmo fare una live in cui ne discutiamo tutti insieme e possiamo raccontarcela. Però mi piacerebbe ragionare su quello che è il mese di aprile per la Juventus, perché anche ieri vi dicevo l'importanza, no, del mese d'aprile, quello che succederà ad aprile andrà un po' a definire anche quello che potrebbe essere il futuro della Juventus già nella prossima stagione. E sostanzialmente, finalmente andiamo a giocarci un aprile che ha dei veri e propri punti chiave per andare a determinare l'esito di una stagione, quello che ci rimarrà della stagione. E quindi, prima di tutto, voglio cercare di vedere insieme a voi quello che è l'aprile della Juve. Sappiamo che sarà molto difficile iniziare il 1º d'aprile. Sembra uno scherzo perché il calendario che andremo a ritrovarci di fronte è veramente farcito, farcitissimo di partite. Quindi iniziamo il primo con l'Hellas Verona e poi andiamo il 4 a giocare la semifinale d'andata contro l'Inter. Abbiamo l'8, la Lazio a Roma, partita assolutamente non semplice. Poi la prima d'andata d'Europa League il 13 d'aprile, il Sassuolo il 16 d'aprile, quindi 3 giorni dopo. Poi, ovviamente, ancora una volta il giovedì si gioca il ritorno con lo Sporting a Lisbona. Non dimentichiamoci che tra il 16 e il 20, quindi il 19, c'è l'esito del ricorso del CONI per la questione legata alle plusvalenze. Il 23 ospitiamo il Napoli, capolista. Probabilmente già addirittura campione d'Italia, oppure potrebbe non essere campione d'Italia per via dell'esito del tribunale, quindi potrebbe conquistare magari il titolo di campione d'Italia a Torino contro Juve, non lo sappiamo. Si è dipinto questo quadro tragicomico e quindi vediamo che cosa succede. La semifinale di ritorno con l'Inter e concludiamo questo aprile con una partita soft sulla carta come quella col Bologna, ma direi di non sottovalutarlo, anche perché di soft dopo uno sforzo del genere, secondo me, c'è ben poco. Andiamo a dare un'occhiata, infatti, alla classifica di Serie A. In questo momento la Juventus con i 15 punti sarebbe a quota 56, quindi al secondo posto, davanti alla Lazio, davanti all'Inter, davanti al Milan, alle spalle soltanto del Napoli. Però abbiamo visto che non sarà per niente facile. E allora io ho anche fatto una sorta di sondaggio sul mio profilo Instagram, anche su Twitter vi ho chiesto un po' la vostra opinione, quindi andiamo a vedere quelle che sono state le vostre risposte, poi cercherò di dirvi le mie, cercherò di farvi capire quello che secondo me accadrà alla Juventus nel prossimo mese, quindi iniziamo veramente a fare sul serio. E quindi vi ho chiesto come finisce Juve-Verona, qua c'è stato un plebiscito, 92% Juve, 5% pareggio, 3% Verona, mi ritrovo abbastanza nella vostra visione, credo che la Juventus non avrà problemi a battere l'Hellas, poi ovviamente la palla è rotonda, tutto può cadere. Se iniziamo l'aprile che ci dobbiamo trovare di fronte perdendo con l'Hellas, che è una squadra che lotta per non retrocedere, probabilmente retrocederà in Serie A, noi iniziamo col piede giusto, quindi speriamo di portarci a casa almeno questa. Chi passa in Coppa Italia tra Inter e Juve? 72% Juve, 28% Inter. Siete positivi, forse anche forti del fatto che l'Inter non sta attraversando un gran periodo, forti del fatto che comunque l'abbiamo già affrontata e sconfitta 2 volte in stagione. Attenzione che la Coppa Italia potrebbe essere qualcosa di differente, poi vi faccio il mio quadro della situazione. Lazio-Juve, qua siete abbastanza combattuti, pochi pensano che la Lazio possa riuscire a vincere, a portare a casa il bottino pieno, tra la X e la Juventus invece siete abbastanza in equilibrio, quindi vediamo un attimo cosa succederà e poi vi dico anche la mia opinione. Chi passa in Europa League tra Juve e Sporting, qua invece siete molto più decisi, determinati, siete molto, molto dalla parte della Juventus e date poca credibilità allo Sporting. Sassuolo-Juve, invece, ancora una volta la Juventus al massimo dei voti. Attenzione che comunque il Sassuolo, qualche sorpresina anche in questo campionato, l'ha seminata qua e là, a Milano contro il Milan, a San Siro contro il Milan, a Roma contro Roma, insomma,
classico Sassuolo che mette un po' in difficoltà anche le big. Come finisce Juve-Napoli? Qua avete riconosciuto la superiorità del Napoli, andate tutti nella direzione dei partenopei, quindi 43% Napoli, soltanto 33% Juve, 24% di pareggio. Come finisce Bologna-Juve? 9% Bologna, 8% X, 83% Juve per concludere l'ultima partita della stagione. E poi c'è la partita in tribunale. Secondo voi al 61% ci rideranno i 15 punti? Poi ovviamente ci sarà la parte, il filone legato agli stipendi. Anche oggi c'era qualche novità a riguardo, però per il momento concentriamoci su un caso alla volta, perché sennò diventiamo veramente matti. E allora io direi, ragazzi, di tornare un attimino su quella che era la schermata con tutte le partite che andremo ad affrontare ad aprile. Provo a darvi la mia opinione. Vi dicevo, col Verona sono abbastanza d'accordo con voi. Secondo me la Juventus riuscirà a portare a casa i 3 punti, perché è una partita sulla carta molto facile. Vedevamo prima la classifica, l'Hellas è una squadra che sì, può cercare di sperare di fare le scarpe a Salernitana, Lecce, Spezia, magari Empoli, però una squadra che fino adesso non ha sicuramente impressionato, e la Juventus invece è la seconda forza del campionato per punti raccolti. Quindi io mi aspetto una vittoria della Juve, a maggior ragione dopo questa pausa nazionale che si era conclusa con la vittoria a San Siro. Coppa Italia, andata e ritorno, non so bene dirvi se pareggeremo, vinceremo, perderemo una, l'altra, l'incastro quale sarà, se prenderemo gol, non prenderemo gol, quando è, ma anche secondo me andremo in finale di Coppa Italia. Secondo me la Juventus riuscirà ad averla meglio sull'Inter nel doppio confronto, riusciremo ad andare in finale di Coppa Italia. Partite tirate, tiratissime, tutte e due, magari la prima la sbagliamo e invece nella seconda ritroviamo un pochettino la verve necessaria, anche in controtendenza con quello che solitamente quest'anno ci ha fatto vedere la Juve. Quindi una squadra che in casa è un po' più solida, mentre in trasferta fa un po' più fatica, anche se nelle ultime partite tra Inter, Friburgo e Nantes, anche fuori casa, siamo riusciti a trovare la vittoria e dei gol. Potrebbe pure essere anche una roba di questo tipo, molto combattuta, molto aperta, ma alla fine potrebbe spuntare la Juventus, secondo me. Secondo me la Juve ha le carte in regola per riuscire ad andare a giocarsi una finale di Coppa Italia, che potrebbe voler dire il primo trofeo stagionale sicuramente, e anche dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Lazio-Juventus, Lazio-Juventus avevamo visto era combattuta, e anche secondo me sarà una partita in cui la Juve non riuscirà a portare a casa i 3 punti. Secondo me la Juventus, dopo aver faticato con l'Inter la prima partita delle semifinali di Coppa Italia e preparandosi anche a quella che sarà la partita europea con lo Sporting, non andrà oltre il pareggio a Roma contro una Lazio che sta facendo una super super stagione, ma la Juve potrebbe non portare a casa i 3 punti, secondo me. Quindi un punto che vado a segnare sul calendario. E poi abbiamo lo Sporting, col Sassuolo in mezzo. Vi dico subito che col Sassuolo secondo me riusciremo a vincere, quindi portare a casa i 3 punti. Anche qua non vedo nessuna partita facile, ve lo dico da subito. C'erano tutte partite abbastanza complicate, secondo me, tranne quella col Verona, dove potrebbe esserci una Juve un po' più tranquilla di portare a casa il risultato. E con lo Sporting, secondo me avete un po' sottovalutato lo Sporting. Non credo che ci sia un 80-20 come abbiamo visto negli screen di prima, credo che sia molto più vicino il divario tra le due squadre. Alla fine, tra andata e ritorno, tra Torino e Lisbona, in semifinale di Europa League, secondo me ci andrà la Juventus. Partite difficili, partite toste, con la Juve che andrà a giocarsi una semifinale d'alto livello, andando a incontrare una tra United o Siviglia, e lì potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista della valutazione. Però credo che la Juve abbia le carte in regola per superare lo Sporting, che comunque ha eliminato anche l'Arsenal, e sicuramente non è un caso, questo Arsenal fa paura a tanti se non a tutti, lo Sporting l'ha eliminato, quindi non bisognerà prestare attenzione. E dopo le fatiche europee, e dopo qualche partita giocata, dopo l'esito nei tribunali, arriva il Napoli. E secondo me al Napoli non racconteremo niente, anche stanchi, esausti da quello che è stato questo filone di partite, tutte queste fatiche, che Ercole, spostati proprio, che non hai capito niente. Secondo me il Napoli non sarà una partita giocata alla pari dalla Juve. Vedremo ancora un po' di superiorità da parte del Napoli, che si porterà a casa il bottino pieno e magari davvero festeggerà aritmeticamente lo scudetto all'Allianz Stadium. Sarebbe
una sorta di cerchio che si chiude, probabilmente karmico, per i tifosi del Napoli. Vediamo se succederà davvero qualcosa di questo tipo oppure no, dipende da tanti incastri, però sono quelle cose che nel calcio possono accadere. E dopo Napoli, appunto, ci sarà Inter-Juventus, che vi ho già detto, secondo me riusciremo a superare l'Inter, andare in semifinale di Coppa Italia, sarà quella caramellina che andrà a inserirsi dopo l'eliminazione, anzi dopo la sconfitta in campionato col Napoli e dopo la qualificazione europea. E poi arriva il Bologna al termine di questo mese, partita che per tanti sarà scontata, per me sarà un pareggio, perché la Juventus si ritroverà veramente stremata da questo tour de force tra campo, extracampo, Italia, Europa, Serie A, Coppa Italia, e quindi alla fine non riuscirà a raccogliere il risultato pieno, dovrà accontentarsi di un solo punto. Quindi ricapitolando, 3 punti col Verona, 1 punto con la Lazio, 3 punti col Sassuolo, 0 punti col Napoli, 1 punto col Bologna, 3 più 1 che fa 4, più 3 che fa 7, più 1 che fa 8 con la qualificazione in Europa League alla semifinale e in Coppa Italia alla finale, 8 punti più i 15 che abbiamo già, quindi 15 andiamo a 56, più 8 andiamo a 63. Juventus che a fine aprile avrà 63 punti in classifica, una qualificazione alla finale di Coppa Italia e una qualificazione alla semifinale di Europa League. Questo è un po' il pronostico che vado a fare, che vi chiedo anche di condividere questo nei commenti, perché poi tra un mese sarà divertente andarlo a ripescare e riprendere fuori. E ricordiamoci sempre che ovviamente è un gioco, perché come fai a sapere con che condizione atletica, psicologica, fisica, con quali giocatori disponibili, quali no, arrivi alle determinate partite? È impossibile pronosticare un mese, figuriamoci un campionato. Però è anche divertente, perché quando arrivi a giocarti questi mesi qua, secondo me diventa molto interessante cercare di capire quello che succederà. E quindi fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto, se siete d'accordo con quello che avete detto su Instagram, quindi le percentuali che sono arrivate nella totalità, se siete d'accordo con le mie analisi, se non siete d'accordo, lo spazio commenti è aperto a vostra disposizione per farmi sapere tutto quello che secondo voi accadrà in questo aprile. Maledetto? Benedetto? Lo vedremo.